rieccoci finalmente con un nuovo episodio di Hot Shots. Era da settimane, anzi quasi un mese che non facevo più niente. Al mio fianco c'è il Fido Arrig. Buonasera a tutti. E questo è un replay inviatoci da Lezael che, come ama lui tanto fare, continua a mettersi dei nick impronunciabili. Sì, che effettivamente non... E lo chiameremo il Protoss Blu per questo. Sì, visto che abbiamo un bel PvP. Uno blu, uno rosso. PvP su Aquilon Waste. Come potete notare, la grafica dopo la patch è decisamente cambiata. Possiamo vedere che ora sono visibili queste cose carine qua e un sacco di colori in più, mentre per il blu invece non si capisce un cavolo, perché sembra che la vita e lo scudo siano la stessa cosa. Sì, effettivamente non è una scelta molto, molto azzeccata questa. Infatti tipo lo scudo è... No, perché sono tutti in tinta con i minerali. Fa pandan. Tra l'altro voi non potrete vederlo perché sarà coperto dal LUD, ma sono stati modificati abbastanza tutti gli strumenti di gioco. Il timer è stato spostato sulla destra, anzi facciamo così, non mettiamo LUD, non mettiamo, e così potete vedere com'è stata cambiata anche se per poco LUD di gioco. È stato spostato il timer sulla destra, non so perché, a me torna tanto bene qua, qui mi sembra un po' alla cavolo. Sì, prima rientrava nella HUD predefinita, diciamo. Quindi. È stato aggiunto il testo di help qui, in basso nella schermata di selezione delle unità, e qui è stato spostato il menu, qua, dove possiamo cliccare il menu, e il social è stato messo sull'assistente. Insomma, è stato modificato un po' tutto, tranne i vecchi feed di comandi. Per me cambieranno anche quelli, presto o tardi. Spero di no, sinceramente. Comunque ci aveva promesso un PvP assolutamente inusuale, cioè come andrebbe a svilupparsi un vero PvP in late game. Abbiamo in pratica due sonde qua che si stanno confrontando, pistole alla mano, il primo che esce gli spara, nessuno può spararsi. Guarda come si stanno guardando, intensamente anche. Come sono arrabbiati, guarda come sono arrabbiati. Per adesso le build di apertura erano le stesse. Il nostro Lezai ora ha cominciato col suo centro cibernetico e Zelota. Oh, ecco, se ne va e quindi... Però continua a fissarle, continua. Sì. Oh, ok, sa tutto. Intanto Happy Drones che gioca sonde invece che droni. Molto carino come nome. Continua a scautare impunemente il proprio avversario e mette già due assimilatori rispetto alle Zee. Per sicuramente andare a qualche strategia che ancora non conosciamo, perché la beta è ancora molto oscura rispetto a tutti. Senza Zelota è uscito. Oh, finalmente lo scan si spera finisca della sondina. Sì, speriamo lo ammazzi in fretta. Intanto, come in ogni PvP, potete ben notare che non succede una nemerita minchia. Una noia mortale. Una noia mortale i PvP all'inizio, poi vabbè, andrà a svilupparsi, si spera, in qualcosa di divertente. Comunque la mappa è Aquilon Waste, per chi non l'ha mai giocata o non ha la beta, partecipate ai nostri contest e vincerete la beta. E si basa su quattro occhi, dei quali soltanto due possono tenere la zona centrale, dalla quale è l'unica via, la via principale diretta per attaccare la base avversaria. Però ci sono questi due occhi alternativi qua, più esterni, che possono salvarvi le chiappe dai numerosi ed eventuali drop che potrebbero farvi alle spalle. Anche se magari possono anche tornare utili per controllare se il vostro avversario sta cominciando a fare troppe espansioni e voi non ve ne siete minimamente accorti. Comunque, abbiamo anche la mothership oramai modificata, come potete notare la mothership ora si muove più velocemente, può attaccare a terra ma non in aria, e gli sono state modificate anche le skill, perché come potete vedere il Master Call ora costa 100 e non più 150, l'Envision c'è sempre stata e permette di nuovo con 50 di... vedere le unità in cloak oppure interrate degli zerg. Quello che è cambiato decisamente è il Photon Overcharge, che ora costa 100 e non più 75, e permette di trasformare un Nexus, cioè il cristallo del Nexus, questo qua che potete vedere, questo bellissimo cristallo qua, in una potentissima torretta che spara sia in aria che in terra. Nella prima patch poteva addirittura vedere le unità invisibili, ora non più, però comunque fa 20 danni per 60 secondi. Molto utile sicuramente.
Vorrei tanto vedere. Niente, non mi fa vedere. Comunque, Massimo, faremo un altro video. Vabbè, pazienza. Comunque, anche la grafica dell'intro è stata cambiata. Come potete vedere, ci sono anche delle rocce distruggibili qua messe al posto del vecchio deposito che tanto abbiamo amato del GSL. Sì. Per impedire strategie cheese. Comunque sono molto più carine le rocce almeno rispetto al deposito. Almeno ha più senso. Direi proprio di sì. Comunque vediamo subito che Lezzi va a maxare il proprio esercito aumentandolo per proteggere le proprie unità. Tra l'altro guardate come sono migliorate le ombre rispetto a StarCraft normale. Guardate l'ombra del... Il colore diverso dell'ombra. Esatto, che però Happy Drones, vedete, è cloccato e non ha l'ombra. Invece sì, c'è là sotto, devo vedere se si vede l'ombra. Si può vedere l'ombra! Ma che figata! Aspetta. Però aspetta. No. Niente. Pensavo si potesse vedere anche l'ombra. No, però si può vedere comunque. Perfetto. Sì, la solita distorsione del campo di occultamento si continua. Direi che hanno improvato le ombre e quindi di per sé spenso anche il motore grafico, però direi che queste scelte andranno più a riguardare i futuri video dove parleremo più intensamente delle modifiche alla patch. La cosa interessante è che nonostante il nostro Lezzeis abbia creato un drone, un osservatore, scusatemi, anche lui non si è minimamente accorto dell'osservatore che era in base sua, quindi sta giocando un po' con l'handicap al momento. Sì, è perché ha mandato l'osservatore in base avversaria, ha mandato sì. E vede subito che Happy Drones vuole andarsi a prendere una terza perché ha già spaccato e sta andando di 3 gate robo, quindi lo Stargate di Lezzi potrebbe dargli un enorme vantaggio sul proprio avversario, visto che le Tempest potrebbero annichilire gli immortali prima che arrivino ad attaccare, a ingaggiare l'esercito di Lezzi. Però una cosa che Happy Drones non sta facendo è che sta maxando di Stalker e Immortali quando il suo osservatore ha visto che aveva per la maggior parte Zeloti, più un... Sì, vedi, lo vede benissimo che c'ha un sacco di Zeloti da questa parte. Invece lui continua a fare Stalker. Non so sinceramente cosa voglia fare, però sa che stavano uscendo le Tempest da questa parte. Sì. Sono partite. Le partite Tempest, che ricordiamoci, le Tempest sono state modificate, sono state costano 300-200, le puoi fare con il Tier 2 ora e le fai in 75 secondi. Non hanno più il bonus all'attacco a distanza, ma sparano direttamente da 10 yard. O 10... sì, 10. Da 10. Unità di misura è un po' misteriosa. Esatto, da 10 unità di misura Protoss. Comunque, anche sta facendo un altro Stargate Lezzi insieme al suo Tragate Robo. E fra l'altro ha ridotto anche la dimensione delle Tempest perché doveva essere la nave capitale, invece ora è la nave degli scemi. Beh, comunque è sempre abbastanza grande. Vabbè, fa 30 e 60 contro le massive. Raggio 15, giusto, mi sono sbagliato. Fa 10, fa 15 e non 10. E sia in aria che in terra. Sia in aria che in terra, non male, via dai. Potremmo dare anche un valore a queste Tempest del manga. Comunque, Gordon favorisce questo replay. Tanto che si addormenterà qua sullo schermo. Bravo, ti voglio bene, Gordon. Di cosa ne pensi di questo replay? Anche secondo me. Contentissimo. Va bene. Poi stai un po' qua. Non può avere il mouse e stai qua. No, giustamente un gatto gioca con il mouse. Anche te, cretino, non metti lì. Hai ragione. Comunque, Lezzi va a prendersi la terza in ritardo. No, in anticipo rispetto al proprio avversario. Però non spacca le rocce distruggibili. Quindi se dovesse per sbaglio attaccare Gordon, ci ha appena salutati. Si è offeso. Se dovesse attaccare Happy Drones, troverebbe che il nostro Protoss dovrebbe fare interamente il giro per andare a salvare. Non molto furba come cosa, secondo me. Comunque sta andando ancora a Tempest. Sì. E forse il nostro Happy Drones ha cominciato a teccare.
Forse solo ora. Sta andando a colossi però, sta andando sì. Zeloti, colossi, stalker e immortali a tre basi ora. La forgia arriva solo ora, quindi non ha teccato minimamente. No, è anche tantissimo minerale da spendere, non sta utilizzando bene le sue risorse a differenza di Lezzi che invece sta andando a maxare le tempest. Tra l'altro non capisco se sta facendo così tante tempest, sta ricercando soltanto ora, cioè sta finendo soltanto ora l'attacco più uno per i volanti, e ci sono anche due osservatori e sta di nuovo piazzando altri due gate con la carica per gli zeloti, visto che sono in numero. Andiamo a vedere. Happy Tales non ha fatto il Mothership Core. Molto strano, e anche come esercito adesso è anche, diciamo, relativamente contenuto rispetto alle Zay. No, direi grandiosamente contenuto rispetto sì. a ha giusto i 15 stalker. Il colosso in più e 15 stalker, mentre il nostro Lizzy ha ben 20 zeloti e comunque 5 tempest. 5 tempest che non possono essere attaccate né dal colosso né dagli immortali, quindi saranno un vantaggio enorme. Però la fenice di Lizzy, che sta continuamente andando a scoutare il proprio avversario, guardi, non vede la quarta base di espansione, quindi potrebbe dare un vantaggio al proprio avversario. Si sente però sicuro di attaccare. Ricordiamoci che ora le sentinelle sono state modificate. Piccolo ingaggio alla è un pilone che doveva essere invisibile, ma lo vede benissimo, no, lo cancella per dare fastidio e distrarre dall'attenzione. Comunque, volevo dire che le sentinelle adesso possono fare l'allucinazione senza il potenziamento, e poter fare un'allucinazione da scout è veramente un'ottima cosa. La cosa che sta modificata è che tutte le allucinazioni ora costano 100, mentre prima c'erano anche alcune che costavano di meno. E come possiamo, appena trovo il centro cibernetico, che non, eccolo qua, non c'è più il potenziamento, ma ci sono soltanto i potenziamenti aerei. Quindi il centro cibernetico, oltre a fare i potenziamenti per le unità volanti, serve soltanto a sbloccare la tech. Oh, è arrivato il buon Desa finalmente. In ritardo come al solito. Non ti vogliamo più, non ti vogliamo, sparisci. Un ingaggio tra poco con 4 colossi fake. 4 colossi fake e un sacco di tempest che però vanno a ingaggiare, perché ricordiamoci a visuale il nostro buonissimo Lezzy con il sotto, deve micrare meglio queste tempest perché sono abbastanza lente e vengono prese di mira subito dagli stalker. Però ci sono tantissimi colossi allucinati che continuano a subire un sacco di colpi da parte delle unità. Guardate, vengono focussate addirittura, e si accorge soltanto ora Happy Drones che stava ci rimane male, diciamo. Stava sprecando tutto il suo attacco su delle cose che non esistono in realtà. Non capisco perché ha voluto portare con sé anche il Mothership Core, visto che forse poteva Master Call? Poteva, sì, Master Call sul posto. Il famoso Master Call sul posto. E le tempeste sono perdute perché gli stalker vanno sicuramente più veloce. Sì, vanno grandissimamente. Anche col blink ora. Anche col blink le tempeste sono perdute. Deve per forza ingaggiare, perché ogni una di queste tempeste sono 500 risorse che se ne vanno. E non è poco. Scappa. Scappa perché vedi i colossi allucinati per il buon Happy Drones. Questi colossi sono pieni di vita e arrabbiati. E costringe Lezzy ad allontanare il proprio avversario, a farlo assolutamente ritirare. Vediamo le unità perse che non... non so il comando per le unità perse con l'inglese, Dio santo. Dov'è? Upgrade production... L. Sono praticamente alla pari comunque, sono alla pari, quindi vuol dire che Lezzy comunque non ha fatto del proprio meglio, visto che Happy Drones continuava nonostante tutto a focussare le allucinazioni, ha fatto un discreto numero di danni, e Happy Drones comunque ha 4 basi rispetto al proprio avversario, quindi la differenza economica a questo livello della partita si fa sentire. E tra l'altro qui ci sono poche sonde che stanno a raccogliere il minerale, e ce ne sono 17. Soltanto due qua di lavoratori al Vespene, mentre ne sta bruciando tantissimi il Vespene, continuando a produrre Tempest andando ora a ricercare probabilmente gli arconti, non le tempeste, perché gli arconti squaglieranno definitivamente le unità zelote di Happy Drones. La cosa brutta però è che Happy Drones sta andando, secondo me, a troppe sonde rispetto al necessario, quando ne basterebbero, infatti ci sono 25 su 24, 31 su 24. Sì, ma esagerato un po' tanto. Ancora 25 su 24. Dovrebbe fermarsi 80. Dovrebbe fermarsi 80, come suggerisce Desa, che non potete sentire da dietro il suo mugugno, ignoratelo, lo vedrò dai suoni filtrandolo.
Non sai farlo. La cosa interessante, apri un attimo l'army composition. Apri army composition. È che non abbiamo praticamente nessuna unità ranged di terra per le Zeiss. No, abbiamo 35 zeloti con carica. Sì, 35 zeloti con carica, arrabbiati con 2-2 e poi sicuramente il potenziamento è ricerca sì, sia per la difesa che per l'attacco. E tra l'altro viene ricercata anche la difesa per le unità volanti e soltanto ora l'attacco più 1 per le unità volanti di Happy Drones. E che è successo qua? Non ho capito. Si è fatto i force field da solo. Forse un fake. Oh, non lo so, non ho capito sinceramente. Ci sono persi. Ma sì. Stai cercando il più uno alle unità volanti, ma non ha nessuno Stargate. Sì. Perché? Vabbè, ha risorse da buttare via, guarda là. Effettivamente ha proprio risorse da buttare via. 6500, 3000 tra un po'. No, c'è davvero uno Stargate. No, ce l'ha. Guarda, vedi Stargate? Più in alto? No. Non è Stargate, sta ricercando il più una difesa. Ora invece le zista andando non a... Non si sa mai, preveniamo. È a 200 su 200 e... Happy Drone si piazza però qui un pilone. E le zi è in ritardo sull'economia perché ha meno lavoratori. Infatti è a 1000 in più di incom il nostro Happy Drones. Però le zi è a 200 su 200. Anche il nostro avversario. Però ci sono 35 zeloti che andranno a counterare tutto quello che si può... Oh, di nuovo qua, altri piloni. Di le zi che vanno a infastidire la... vediamo cosa gli droppa. Zeloti vanno a droppare degli zeloti che comunque... Nati morti. Sì, comunque sono zeloti 3-3 e quindi anche se vengono attaccati se ne sbattono. Le sonde continuano a fare un sacco di danni. Sono entrambe 200 su 200, non capisco perché non si ingaggiano. Sinceramente, ammazzandogli le sonde, le zi ha fatto un favore a Happy Drones. Ha fatto templari Happy Drones. Pietro continua a fare arconti. Sì, ben 4 in questo momento e continua con la produzione di colossi. Sì, continua la produzione di colossi e 35 però 35 zeloti più un Dark Templar che è qui warpato da questa parte. Per army composition io darei in vantaggio nettamente le Z perché è riuscito secondo me a gestire meglio il gioco perché qua abbiamo due colossi completamente inutili mentre le Tempest fanno comunque un sacco di danni mentre vediamo che qua Happy Drones non si accorge di avere soltanto ora se ne accorge mentre no niente tra l'altro si accorge pure di questi però Happy Drones va ad vediamo fare un teleport warp gate riuscito ma ci sono i cannoni più ben 4 cannoni. 4 cannoni più il Dark Templar che continua a fare danni. Questi stalker sono completamente inefficaci rispetto a tutto. E è ancora vivo il Dark Templar. Non so più dove sia finito, sinceramente. Ma ce ne accorgeremo quando sentiremo che qualcuno è stato attaccato. Le ZD gli basta soltanto attaccare. Sta utilizzando meglio le proprie risorse. Sta continuando a sfornare gate. Tenta ora la nave madre che. Arrivo ora. Praticamente. Nave madre dov'è il mothership course? Non lo vedo. Dovrebbero mettere la funzione con l'espansione che quando clicchi su qualcosa. Sì, ci stavo pensando anch'io in questo momento. Se sono cose multiple però. Vabbè, ma seleziona tutte e te le fa vedere sulla mappa. E poi vai a cercarti te. Sarebbe molto utile questa cosa. Allora, sinceramente non so dov'è il mothership core, cosa sta facendo, dove lo sta facendo. Probabilmente lo starà facendo in base principale per proteggerlo, così boh. No. Dico una, no, invece no, in base qui perché ha fatto questo, no, niente, non so, no, non so assolutamente dove sia, è inutile, ecco, è già fatto, buonanotte, ci siamo persi il meglio. 200 su 200 per le Z, vediamo che le Tempest sono occultate e la nave madre dà visuale a queste unità con 15 di raggio. Ora in ingaggio con un sacco di arconti, però sono di più gli arconti di le Z, ben 35, ma i colossi comunque vanno a squagliare l'armata di arconti. Tutto è occultato, ma Happy Drones vede l'ingaggio grazie ai suoi observer. Vediamo che però le Tempest stanno facendo enormi danni, soprattutto contro le massive, ma non ci rimane niente. Erano di più i demassificatori di Happy Drones rispetto a quelli di le Z. Va giù la Mothership e le Z si ritrova direttamente Happy Drones in svantaggio. Happy Drones ha fatto solo ora di Stargate. Sì. Si è reso conto che, ma mi manca qualcosa. Ti manca qualcosa, ti manca... non sta più producendo niente Happy Drones. Sì, ha completamente il dominio di tutte le unità. Void Ray. Sta facendo Void Ray, sinceramente... È una cosa che non ho capito. Dica. Perché ha fatto... il Protoss Blu ha fatto le allucinazioni dei colossi che erano totalmente inutili visto che rimanevano comunque occultate dalla nave madre e non prendevano nessun danno.
Faglielo chiedere a lui. Effettivamente. Ma penso sia stato, cioè, una cosa. Poteva fare dei force field, però anche quelli sarebbero stati inutili. No, comunque sì, c'è un vantaggio in tutto questo qui. Le Z, utilizzando meglio le proprie risorse, ha rifatto completamente il proprio esercito. Mentre, in tre secondi. In tre secondi, mentre il proprio avversario no. E nonostante abbia questi 8000 di risorse tirate via. Guardi quanti droni ha in tutto. Quanti droni ha in tutto? Ovvio, oh, ormai l'ha droppato un po'. Sì. Glielo vede, ma non ci fa caso. Non ci fa caso. E sono cazzi. E ora sono cazzi. Perché qua se perde. Questa salta. Oh no, invece le ha viste. Invece no. Se gli focussa il Nexus è perso. Fra l'altro, se continua a non vederlo, Sì, ora sì. No, e invece no. Invece sì. E invece no, ha preso anche 93 di exp. Gli va a scoutare la base d'espansione qua con 35 sonde, sono tantissime 35 sonde. Potrebbe nettamente abbassare l'incom del proprio avversario della metà, visto che ha 60-70 droni. Vediamo le Tempest che però rimangono indietro, potrebbe prenderle in un ingaggio violento. Le è costretto a spostare molto velocemente, anche se le sposta e si ritira, gli ha polverizzato, non gli ha polverizzato niente. Era in posizione per ingaggiare. Sono 36 danni comunque. Ancora Gordon che ci va a salutare un gatto. Vai a dormire. Oh, bravo, Dor. Ecco fatto. Comunque, potenziamento livello 2 per le Voidre di Happy Drones. Mentre qui continua ad annichilirsi. Le unità sono 200 su 200 per le Z contro 172 su 200. Ma tantissime risorse per rifare le proprie unità. Non capisco perché non butti giù una ventina di Gate o di Stargate per annichilire e andare a massa porta stormo. Le unità glielo consentono. E tra l'altro anche i potenziamenti. Sì, ne ha abbastanza adesso, credo, di Voidry, almeno su una decina, forse. E le Z va a tirare invece all'inferno. Grazie per aver fatto il tuo casino. Smetti, solo mi posso toccare la tastiera. Sono abilitato a questo, ci vuole un master. Dungeon master. Ci vuole un dungeon master. Comunque, Stargate a 33 di danno, non sta più ricercando i potenziamenti per l'air. Le Z, mentre il proprio avversario, nonostante le sue infinite risorse, non ha abbastanza droni per andare a rifinire tutte le... No, sì, invece... Sì. Alle basi, ma non gliene frega niente. Cioè, tra l'altro, questa base qui, veramente avanzata, potrebbe essere presa dalle Z, cosa che non fa perché sta puntando... Ma è scautato, lo scauta, sa perfettamente che si sta muovendo, perciò... Happy Drones... Sotto. Happy Drones ha un grosso vantaggio. Ah, ecco perché si stava ritornando indietro. Le Voidre adesso che fanno ben 8 danni e 12... cioè 8 danni alle unità, però vengono massacrate. Può perdere veramente tantissimo. Ha perso un Nexus. Ha perso tantissime Voidre comunque. Sì. E i Blinkstalker stanno facendo del male nuovamente alle Voidre. Vediamo che Happy Drones continua però a ricercare il potenziamento per le unità a livello 3. E blinca via, blinca. Lasciare il lavoro sporco alle Tempest con ha il loro 15 raggio. E si prende visione di tutta la base. Sì, si prende visione di tutta la base. È costretta a ritirarsi. Si ritira le Zissaggio e lascia le Voidre. No, le Tempest però sono lasciate troppo indietro. Deve ingaggiare assolutamente perché questi colossi stanno facendo del male a tutte le unità zeloti di le Z. Le Voidre assolutamente annichilite di Happy Drones mentre continua qua l'ingaggio. Ora riesce grazie alle Tempest e all'uso sia degli Arconti che degli Stalker a focussare le Voidre. Ah, anche qualche Dark Templar che girottola. Sì, comunque guarda gli Arconti che danni fanno agli Zeloti, li squagliano, non ci rimane niente. 47 danni ad area, non gliene frega niente degli Zeloti, sì. Boom. Cerca di warpare una marea di stalker, ma mi sa che potrebbero venire distrutti prima che il warp abbia effetto. Nascono già mezzi morti e non riescono a uscire le sonde di Happy Drones che si ritrova a 86 contro 182 qua. Sì, è il più grosso. Siamo vicini al... Il grosso errore di Happy Drones è stato che che non andava a creare strutture nonostante le risorse glielo consentisse. Ora si ritrova... E Voidre inutili. Sì, ci ha spaccato una base e fine. Arrivano ora anche le Tempest per Happy Drones. Ma tanto qui ci sono le Tempest che vanno a spaccare tutto. Tra l'altro mi piace un casino l'animazione del colpo che rimane elettricità statica intorno all'unità colpita. Non c'era prima della patch. Ma è tenuto da un solo pilone, non ci posso credere. Mamma mia. Questi sono erroracci, Questi sono erroracci, Voglio sapere in che lega è, lo vado ad aprire. Non lo so, sinceramente non lo so.
Comunque ora una marea di stalker, perché sicuramente andrà a fare a volante. Giustamente ha visto bene, ottima visione di gioco per le Z. E vediamo che va a focussare subito le Tempest e gli altri stalker. Gli stalker che sono entrambi 3-1-3 e 3-0-3, sono uguali i potenziamenti per entrambi, ma comunque le Tempest sono veramente in numero considerevole rispetto a quelle di Happy Drones, e quindi andrà a distruggere tutto quello che l'avversario potrà tirargli contro. Però c'è un errore da parte delle Zee, che manda gli stalker troppo avanzati, perde un numero enorme di stalker e quindi Happy Drones comunque riesce a recuperare, anche se in svantaggio di ben 11.000 risorse riperse rispetto al proprio avversario. Le Zee che continua a fare arconti, continuamente arconti, anche se tutte le risorse sono, ha droppato tutte le sonde, se non sbaglio 50 sonde e basta, a 35 minuti di gioco per il nostro Protoss italiano. È una nuova mothership, mi sa che quando vedrà la mothership ci rimarrà molto, ma... e non ha completamente risorse, ha già spaccato tutte le basi. Ora ti fai vedere un bollo bollo. Ma ora puoi andare. Oh. Arrivano le porta stormo. Due porta stormo che ormai i completamente inutili, visto che sta andando a Tempest, Arconti e Mothership. Non ha neanche gli Observer, non ha, perché non li ha fatti. Non ha fatto Observer. Cerca... No, ne ha un paio. Zelota da Scout, tra l'altro, resistentissimo questo Zelota. E no, eccolo qui, lo lascio qui. Lascia sui punti di passaggio vicino agli occhi. Sì, usa bene gli Observer nei punti di passaggio, guarda come li usa bene. Però i suoi errori nel gestire le unità e non avere abbastanza senso di gioco da contrastare, che mentre le Z ne ha avuto tantissimo. Guardate le Void Ray, sì, le Tempest. Vogliamo il buco, buco. Oh. E ci tira tutti gli arconti, dai, GG. Tutti gli arconti, ci tira assolutamente tutto. Tra l'altro la nave madre è arrabbiatissima con le Tempest. Vai Tempest, difendete la vostra mothership. Ci tira anche la nave madre, non ci può entrare la nave madre. Nove madre, vediamo. Arcon Toilet. Vediamo tutti gli arconti, un danno enorme. Non ci rimane niente dell'armata di Happy Drones. E quindi direi che il GG è immediato a questo punto della partita. No, Rage Quit. Ah, Rage Quit, perfetto. Dimmi la tua. Happy Drones poteva chiuderla in un, quando ha vinto il primo ingaggio, che aveva tirato il suo avversario sotto di quasi 100 supply, tanto che ha deciso di non pushare, quindi ha dato tutto il tempo al suo avversario di rifarsi. E soprattutto si è accorto troppo tardi che doveva fare unità come Porta Stormo, e soprattutto per contrarre le Tempest e la grande massa di terra che non, di Zeloti. E soprattutto ha fatto inutilmente le lance nel vuoto. Sì, quello sì, effettivamente. Mi piace, bacio. Comunque una cosa strana, che le Tempest ora potrebbero anche farti scoprire eccessivamente quando stai tentando un push, col fatto che hanno un range enorme. Ti fanno, come si può vabbè, dire, vabbè, si spera che non le usi Tempest da scout prima, sì, del tuo attacco. Però potresti usarle come baliste per demotivare l'avversario, sì, e tirargli, sì, un sacco di teste incendiate come si usano nel Medioevo. Push. Una cosa del genere. Va bene, questo era Hot Shots, questo era il replay di Lezile, che ora si chiama Lezi6GG, che non vuol dire niente, mi fa schifo, Gigi, e basta. Cambia nickname e mettitene uno pronunciabile.